Grazie. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio gli amici che hanno regalato questa sorpresa, Matteo, Diego, Giacomo, Giancarlo, che hanno suonato, recitato e letto prima dell'inizio del dibattito di oggi. E in particolar modo ringrazio Giuliana che è qua con noi e partecipa al dibattito, Elena e Luigi che ci accompagnano questa serata. Io vorrei iniziare dal Mediterraneo e dallo slogan. Cioè, l'amministrazione Floris si è candidata nella precedente esperienza di governo della città con lo slogan Cagliari capitale del Mediterraneo. Ora, se ci sono docenti in sala di storia non svengano, perché è chiaro che è una forzatura, che è un errore storico. Dalla caduta dell'impero romano non esiste, venuto a meno il ruolo di Roma nell'ambito del Mediterraneo, non esiste una città, per quanto grande essa possa essere o possa essere stata, che racchiude in sé tutto ciò che è le dinamiche di cultura, di religioni, di lingue, di razze, di popoli, che è il bacino del Mediterraneo. Tre continenti. Non esiste, non lo è Barcellona, non lo è Atene, non lo è Istanbul, non c'è una città. Ogni città ha delle caratteristiche, delle influenze, delle contaminazioni, no, positive, delle varie culture o dominazioni come quelle tante che ha subito la città di Cagliari. Cosa c'è stato lasciato? Beh, sicuramente oggi, in questi giorni, è in discussione per quanto riguarda a livello del Consiglio di Stato un'area come quella, la decisione sull'area come quella di Tuvisceddu, che è ciò che alcuni popoli, la più grande necropoli feliciopunica del Mediterraneo, e cioè la più grande necropoli feliciopunica del mondo, visto che non ci sono tracce dei fenici e dei punici negli Stati Uniti e nelle sponde del Giappone. Quindi, questo per tornare al titolo del nostro dibattito, ed è un Mediterraneo anche oggi però attraversato, come diceva Giuliana, da guerre, morti, lutti, fame, eppure anche da sentimenti di rivolta. Basterebbe scorrere l'elenco dei paesi del Mediterraneo, Giordania, Libia, Algeria, eccetera, eccetera, fino alla Tunisia, ai tanti altri paesi appunto che compongono il Mediterraneo, per scoprire soprattutto nelle sponde del Nord Africa quanti dittatori, quante dittature, quanti re, case regnanti, perché poi si parla di potere che passa di padre in figlio, quanti sono e da quanto dominano e opprimono quei paesi. Tutto questo, cioè un Mediterraneo non di pace, ma caratterizzato invece da guerre e qualche volta persino da conflitti, per quanto freddi, che hanno caratterizzato e hanno purtroppo segnato il mondo, ha comportato per Cagliari, per la stessa città, oltre che per la Sardegna, un'occupazione militare di aree. Pensate solo alla zona di Santeria, Calamosca, a tutto quello che è il viale Boncammino, sia a destra che a sinistra, di spazi militari, caserme, depositi che vi sono, così come in via Campania, nel deposito, così come nel centro della città o alle pendici del Monturpino. Un'intera mezza città che in parte, forse se fosse stata libera, sarebbe stata aggredita dalla speculazione edilizia. Quindi lo diciamo sottovoce, ma sperando di non trovare siti contaminati, ma sicuramente per quanto riguarda il Calamosca e Santeria, la presenza fino all'altro ieri delle basi militari ha consentito che lì non si
siano realizzate nel corso degli anni ville e villette, possibilmente per pochi, consumando il territorio che è di tutti. Ora, come sapete, noi abbiamo attivato un meccanismo di riappropriazione di questi spazi, no? Per la città e per la Sardegna, l'esempio è quello della Maddalena, cioè della base strategica nell'ambito del Mediterraneo per i sommergibili nucleari, e non solo, perché tra Santo Stefano, la Maddalena e tutto ciò che sta nelle isole di quella zona erano intere parti del territorio sottratte allo sviluppo e alla vocazione turistica, ambientale di quell'area, e invece destinate alla guerra. Su Cagliari, nella precedente esperienza di governo guidata dal presidente Soru, la battaglia è iniziata da subito, perché questo era stato detto in campagna elettorale, per riconquistare questi spazi e restituirli ai cittadini, alle città. A Cagliari c'erano anche dei progetti per quanto riguarda il deposito di carburanti collegato poi con Sant'Elia, quello che sta alle pendici del Monturpino. L'idea era quella di collegamento tra il parco del Monturpino e il parco del Molentargius, che sta al di là della Semediano, del via dei Conversi a Semediano, ad esempio. Oggi a quanto pare sembrerebbe che sia stato dato in concessione gratuita per tutt'altri scopi e tutt'altre finalità. Così come le caserme nel viale Calamosta tra San Bartolomeo e il viale Poetto, c'era un'idea di riqualificazione urbana a Sant'Elia, c'era un'idea di collegamento del porto di Cagliari con Sant'Elia, Calamosca e il Poetto, quindi una grande passeggiata sul mare su quell'area, perché Cagliari non ha una passeggiata a mare, non ha la possibilità neanche di raggiungere la spiaggia del Poetto, la spiaggia dei Cagliaritani. Lo dico per Giuliano, ovviamente non lo dico per i cagliaritani presenti. In bicicletta dalla via Roma, ed è tutta in pianura, perché Cagliari è anche, diciamo, una conformazione di colli, colline, tale per cui non si può andare in bicicletta ovunque, ma non c'è neanche una pista ciclabile che colleghi il porto della città col porticciolo turistico di Marina Piccola e poi col viale col Poetto fino al margine rosso. C'era questa idea di città è stata cancellata, perché, come voi sapete, ci sono diversi progetti sulla città. Noi, al di là della discussione interna al centro-sinistra, della battaglia che oggi c'è, si chiuderà il 30 all'interno della coalizione, dove pure ci sono idee diverse, non è che se no non ci saremmo candidati se tutti fossimo uguali, se tutti la pensassimo allo stesso modo. Ma la battaglia che verrà, ecco, comunque io o un altro dovrà combattere per affrontare il candidato del centrodestra, vede due idee di città in quel caso completamente diverse. Cioè, su quelle aree c'è un'idea ben precisa di speculazione edilizia. Possibilmente a 5.500 euro metro quadro, ovviamente, non perché si creino appartamenti o possibilità di creare case o spazi culturali alla portata di tutti, no, ma per pochi, e perché pochi possano venderli lucrando su un patrimonio che è di tutti. Per quanto riguarda anche un altro tema, e ho chiuso, che c'è oggi, quello di Quirra, è sulle pagine di tutti i quotidiani, che dopo anni, dopo decenni di denunce, di inchieste, di segnalazione persino di nascite di bambini con deformità, e sicuramente con anche molti capi di bestiame che in modo strano e con una percentuale molto alta nascevano con deformità dovute ad alterazioni genetiche, solo oggi, a distanza di anni e anni, inizia un'inchiesta, tanto da essere posta, cosa che non è mai stata fatta, la questione del blocco del poligono per attivare una
indagine seria, speriamo, e approfondita circa l'inquinamento dei siti. Va da sé che anche questo prima o poi andrà studiato e approfondito anche nel mare che sta di fronte a Calamosca, Santeria, tenendo conto che, come dicevamo prima, c'era un passaggio di carburanti a mare di approvvigionamento delle navi cisterna dei sottomarini. Quindi, cioè, sappiamo che stiamo toccando una, che forse non è detto che da dopodomani si possa iniziare a riqualificare quella zona. Andrà studiato, andrà visto se i siti sono contaminati o meno, come quello alle pendici del Monturpino. Detto ciò, nel caso in cui, come speriamo, quei siti dovessero essere liberi, sani e utilizzabili nell'immediato, i progetti sono tanti: la vocazione turistico-ambientale, l'utilizzare gli spazi in città, perché molti mancano, come luoghi di aggregazione giovanile, o liberando altri spazi come l'ospedale militare in via Ospedale, per consentire lì che l'università possa anche lì avere altri spazi culturali e di studio e di ricerca. E il nostro sogno per la Cagliari domani è che Cagliari non sia la capitale del Mediterraneo, ma una città dove dalle sponde di un Mediterraneo di pace si rechino nella nostra città visitatori, turisti, personalità, cittadini interessati per il fascino culturale e ambientale di una città che ha parte, che ha deciso di innescare altri meccanismi di sviluppo, non fondati sul mattone, sul blocchetto, e qualche volta sul blocchetto insieme al mattone.